Arriva una vittoria tutto sommato meritata, perché questo Manfredonia ha esordito nel modo migliore nella Serie A2 Elite. Assolutamente sì, sono d'accordo. È stata una vittoria con la grinta, col cuore, giocata fino all'ultimo secondo. Una partita molto equilibrata, perché il Giovinazzo è venuto a Manfredonia per fare il risultato. Ha una buona squadra, però alla lunga credo che noi abbiamo meritato di vincere, perché i nostri ragazzi hanno veramente strinto i denti. Bravo il portiere, brava tutta la squadra, che se vogliamo è stata viziata da un gran caldo che ha condizionato sicuramente tutte e due le squadre. Però dobbiamo dire grazie a questo splendido pubblico, sia del Giovinazzo che del Manfredonia. Tante famiglie, così come piace a me, hanno fatto un tifo splendido, genuino, ognuno per la propria squadra. Quindi veramente complimenti a tutti per questo risultato rispetto allo sport. E poi quello sul campo, sì, non è male. Quali sono le ambizioni di questo Manfredonia? Ma adesso è presto, è la prima partita ancora. Noi crediamo di aver allestito una buona squadra, non fatta di elementi di top player singoli, ma di una squadra, un buon gruppo. Però naturalmente siamo ancora la prima, non sappiamo l'esatto valore delle altre squadre, per cui è presto per dire quanto valiamo e cosa possiamo fare in questo campionato. Ceppi sorridente, un Ceppi che, possiamo dirlo, per la prima volta ha una squadra fatta dall'allenatore, porta a casa una vittoria importantissima, esordio super positivo in Serie A2 Elite. Vado in controtendenza. La squadra non mi è particolarmente piaciuta, perché so che possono fare molto meglio. Però giocare qui, con questo pubblico, l'esordio, con una squadra molto esperta, molto più esperta di noi. Noi avevamo un giocatore fuori determinante, si è visto nei momenti di sofferenza. Devo dire che contento sì del risultato, contento del sacrificio, ma possiamo fare meglio. In vista della partita, la prima esterna contro una squadra di blasone come la Lazio, dove deve migliorare questa squadra? Nella serenità del gioco, nella personalità. Noi abbiamo dei giocatori bravi che almeno oggi non si sono espressi per la loro bravura. Quindi noi dobbiamo essere una squadra che gioca come si allena. Mi spiego meglio, dobbiamo creare una personalità di gioco. Poi è chiaro che ci saranno degli adattamenti tattici, no? Voglio dire, la Lazio è una squadra, secondo me, importantissima, come hai detto tu. Però intanto recuperiamo Ronaldo. Ha visto oggi quanto abbiamo sofferto alla fine, che non avevamo un terminale da poter farci respirare? Tantissimo. Quindi la squadra ha lavorato, non come piace a me, ma ha lavorato e ha mostrato un carattere, un attaccamento, un sacrificio eccezionale.